il sovranismo non riuscirà a vincere, però bisogna creare le condizioni perché ci sia una maggioranza progressista capace di guardare oltre il passato, che sappia un po' creare le condizioni per una nuova Europa, un'Europa più giusta, un'Europa capace di dare le risposte ai cittadini. Non dimentichiamoci che chi oggi, tipo i 5 Stelle o la Lega, parlano di nuova Europa, fino a pochi mesi fa volevano l'uscita dell'Italia dall'Europa. Senza Europa non andiamo da nessuna parte. Dobbiamo cambiare, modificare, migliorare l'Europa, renderla più concreta e anche più vicina ai cittadini. Sono tanti temi che l'Italia da solo, come qualsiasi paese da solo dell'Unione Europea, non può affrontare e soprattutto non può vincere. Penso al tema dell'ambiente, al tema delle nuove occupazioni, al tema dell'intelligenza artificiale, della robotica. Se si pensa che un robot oggi fa il lavoro di oltre 40-50 persone, che l'intelligenza artificiale incide anche sui posti di lavoro dei professionisti, delle varie professioni, significa che bisogna creare una nuova alleanza all'interno dell'Europa, di un'Europa diversa, più giusta, più attenta ai bisogni dei propri concittadini, capace però di dare le risposte in modo che l'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie non siano al servizio del potere delle grandi multinazionali, ma siano al servizio delle singole e delle nostre comunità. È fondamentale creare queste alleanze territoriali per far fare marcia avanti rispetto all'occupazione, rispetto alle richieste dei propri cittadini. Io voglio ricordare che il Parlamento europeo è in corso di approvazione, lo approverà definitivamente il nuovo Consiglio, il nuovo Parlamento europeo, oltre 366 miliardi di euro che devono essere indirizzate per la coesione sociale e territoriale. Territoriale significa proprio le singole realtà locali. Devono mettersi insieme, fare dei progetti, delle proposte serie, credibili, e allora possono arrivare fondi europei per dare risposta ai bisogni del territorio.